Il sole, appena sorto, gettava bagliori arancioni sulle nuvolette, erranti nel cielo e sull'orizzonte, che pian piano si scrollava d'addosso le ombre della notte. Il sopraggiungere dell'alba era un sollievo per lui. Gli angeli dell'Rione Sanità è un romanzo che si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale e in particolare riguarda le quattro giornate di Napoli. Si divisero in due gruppi. Uno corse a prendere le armi, mentre Beppe, Mariuccio e Don Mario si affrettarono a riunire un numero di volontari che tenesse d'occhio i tedeschi e il ponte. All'alba del 29 settembre, Mariuccio, Beppe, Don Antonio e i rivoltosi della sanità armati a dovere si trovarono al museo e salirono verso Santa Teresa. Non riusciva a prendere sonno. Mariuccio, scappato via di fretta e furia, non l'aveva salutata, nemmeno con lo sguardo. Quando era giunto a Napoli alcuni anni prima, così timido, impaurito, non le era parso un combattente. Seguiva Don Antonio con una devozione tale da far giurare a chiunque che prima o poi si sarebbe fatto prete come lui. Sorridendo, pensò di non averlo guardato con attenzione fino a quel giorno. Il romanzo non inizia nel Rione Sanità, ma inizia invece nel carcere di Santo Stefano, che si trova su un isolotto di fronte all'isola di Ventotene. In una di queste celle è rinchiuso Beppe, il nostro protagonista, che però non ricorda assolutamente nulla del suo passato, di perché si trovi lì, e ha perso completamente la memoria. Quando aveva scritto la sua prima lettera alla moglie, le aveva raccontato che spesso guardava il cielo da lì, ma non le aveva confessato che l'apertura, chiusa da una pesante inferriata, era un buco, la cui estremità affacciava sul mare, ma un mare che lui non vedeva.